2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldin. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sarà un Natale segnato dal Covid. Aumentano i contagi nella nostra città, aumentano in maniera incredibile nelle scuole, dove i bambini delle scuole elementari, delle scuole medie in particolare, sono colpiti in misura molto elevata, ma anche nelle scuole superiori il dato sta crescendo di giorno in giorno. Ci sono molte classi in DAD, c'è una situazione che sta vedendo in maniera particolare crescere il contagio tra i giovani fino ai 14-15 anni, quelli meno vaccinati. E il governo non va a chiudere le scuole, non è possibile adottare soluzioni estreme, bisogna convivere con questa situazione facendo salti mortali, senza poi poter contribuire a frenare in qualche modo la diffusione del contagio. È una situazione che in città rischia di compromettere quel poco che si pensava di poter recuperare. È una situazione che, con le tante feste, i tanti momenti di aggregazione che ci sono stati, magari non rispettando il minimo di regole dovute, ha portato a quello che oggi è un bollettino continuo di malattia che cresce, di classi in isolamento, di persone, famiglie intere e lavoratori in isolamento. Anche la giunta municipale sta agendo dal remoto per la positività del vice sindaco. Questa situazione complessiva deve portare a una riflessione, deve portare ad assumere tutti i comportamenti più sensati, a cercare di essere più accorti e più attenti. Ogni volta che si allentano le briglie, la situazione degenera, e quando poi è degenerata c'è niente da fare, si arriva poi a situazioni di chiusura che danneggiano l'economia. E non sappiamo come sarà questo Natale, se si potranno fare delle cose che tutti desideriamo a livello di festeggiamenti, di unità tra amici e tra anche gruppi sociali vari. Di fatto c'è da prendere in considerazione che la situazione è molto grave e che di giorno in giorno gela e vede crescere il numero di cittadini che stanno in quarantena. E c'è da prendere le dovute precauzioni, nel senso che dobbiamo capire che tutto quello che vorremmo fare non si può fare, e la responsabilità va attuata da tutti, anche dagli operatori economici, che dovrebbero essere molto rigidi nel richiedere il green pass e soprattutto evitare di fare delle eccezioni o di agire in maniera superficiale, perché ne va della situazione economica e sociale di una comunità intera. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.